Allora, buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute al Museo delle Periferie. Io mi chiamo Antonio Pavolini e il direttore del Museo delle Periferie, Giorgio De Finis, mi ha incaricato di organizzare alcune, di curare, diciamo, alcune di queste lectio, di queste RIF lezioni che sono già cominciate da qualche tempo. Ci sono stati spunti molto importanti sui temi delle periferie, ma per quella che è un po' il mio ambito di indagine, di ricerca, quello che Giorgio mi ha chiesto è stato di occuparmi in particolare delle periferie, dei media, dei linguaggi. Oggi in particolare parliamo delle periferie della lingua, di questa zona liminale tra ciò che è norma e ciò che non è, che è un tema sicuramente che ripropone il problema del rapporto tra autorità centralizzate e centralizzanti anche dei nostri contenuti e le persone che fanno spesso delle parole, degli usi, che hanno, diciamo, degli usi, che adottano degli usi, che spesso sono negletti dall'autorità in un'eterna polemica, appunto, tra centro e periferia, che rivela anche aspetti, a volte, così, un po' preoccupanti della direzione che sta prendendo. Tutto il mondo della creazione di contenuti e ne parliamo oggi forse con la persona, anzi senza forse, penso di poterlo dire, con la persona in assoluto più adatta e quindi io direi di dare subito il benvenuto alla protagonista della RIF lezione di oggi, Vera Gheno. Ecco Vera, mi senti? Sì, ti sento, stavo smutando anch'io il Allora, Vera Gheno, io computer. riprendo il modo in cui sei stata presentata nel post del Museo delle Periferie. Sei una sociolinguista specializzata in comunicazione digitale, traduttrice dall'ungherese. Infatti, ti chiedo sempre, scherzando, come si dice in ungherese qualcosa e tu emetti dei suoni per me incomprensibili. E hai collaborato, diciamo, per 20 anni con l'Accademia della Crusca e adesso lavori per la casa editrice Zanichelli. Fai tante cose, io però tengo, poi magari chi vuole approfondire lo può fare facilmente in rete perché sei pressoché omnipresente, ma soprattutto mi piace citare questi libri che hai scritto ultimamente, come per esempio nel 2019 Potere alle parole, perché usarle meglio, è uscito per Einaudi, e poi anche un libro a cui sono molto affezionato che si chiama Tienilo acceso, che hai scritto nel 2018 insieme a Bruno Mastroianni, ma sono solo due dei libri più importanti, ce ne saranno sicuramente altri perché sei molto prolifica e soprattutto contribuisci tutti i giorni con una pazienza che tutti ti riconosciamo ai limiti del soprannaturale, nelle polemiche sulla lingua italiana. Lo fai con una informalità che secondo me ti rende ancora più credibile, visto che se l'argomento principale usato invece, per esempio, dall'autorità è guarda, io sono l'autorità, no? Invece della pazienza che ci vuole tante volte per intervenire e spiegare le cose, soprattutto capire dove finisce il limite della competenza tecnica e dove inizia quella sana area di discussione, no? Ecco, io credo che questo sia uno dei tuoi meriti principali. Ti chiamiamo oggi naturalmente per parlare di periferia del linguaggio e periferia della norma, no? Che è un tema che ti sta molto a cuore. E ti chiederei di partire proprio dalla parola periferia, perché poi vorrò anche, magari visto che è collegato, è nascosto da qualche parte, c'è anche il direttore Giorgio De Finis, perché il tema di come per esempio abbiamo deciso di chiamare questo museo, il Museo delle Periferie, ha già fatto partire, non dico una polemica, ma una controversia, no? Sembra quasi che periferia sia una parola vecchia, perché è già stata consumata nel tritacarne dei media, invece è una parola ancora molto molto importante da usare e da rivendicare. Questa parola periferia, Vera, cosa vuol dire? Te lo chiedo proprio perché tante volte usiamo delle parole senza sapere che cosa vogliono dire. Vabbè, questo è un grande classico usare, cioè, in realtà la maggior parte delle volte noi usiamo le parole senza sapere esattamente cosa vogliono dire perché non ce n'è bisogno. Basta avere più o meno idea del significato e basta essere più o meno concordi sul significato e basta così.
Io parto sempre dall'etimologia, cioè dall'origine della parola, perché l'origine della parola ci racconta sempre a sua volta tante storie. Allora, periferia arriva a noi dal francese. Il mio francese è tremendo, non l'ho mai studiato, comunque è periferi, dal latino tardo, periferiam, dal greco periphereia, che vuol dire circonferenza, da periferein, che è un verbo che significa portare intorno, composto di peri, appunto, intorno, e ferein. Bellissimo portare. Questo fatto che disegni le circonferenze col dito, perché riporta al logo meraviglioso del Museo delle Periferie. Ed è chiaro, questa circonferenza. Era tutto fatto apposta. Allora, i significati originari. Allora, la parola arriva in italiano nel XIV secolo, quindi è una parola mediamente antica. Il primo significato, anche se ormai obsoleto, cioè sui dizionari lo trovate con la crocetta che significa quasi morto, è proprio quello di circonferenza, perimetro, quindi quello che sta sul bordo. Oggi periferia vuol dire, leggo dal dizionario, parte o zona più esterna rispetto a un centro in generale, quindi si parla del sangue che va dal cuore alla periferia, dell'insieme dei quartieri più esterni e più lontani dal centro di una città. In generale, e questo è interessante, zona marginale. Zona marginale non ha sicuramente un significato positivo, no? Quindi istintivamente, se noi pensiamo a zona marginale, pensiamo a una zona fuori mano, abbandonata, un po' sottotono e così via. E questo mi porta subito a notare una cosa interessante. Noi diamo a periferia una connotazione negativa in generale. Cioè, periferia ci fa pensare a qualcosa di meno bello di altro. E perché? Meno bello, forse anche meno rilevante. Sì, chiaro, cioè, di contorno, di non particolarmente importante, eccetera. Perché? Beh, è molto semplice, perché normalmente il centro è dove sta il potere, dove stanno i gangli del potere, in tutti i sensi, anche in quello linguistico, come vedremo. E il potere che cosa fa? Tra le altre cose, il potere definisce ciò che è bello e ciò che è brutto, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è lecito e ciò che è illecito. La periferia, essendo lontana dal centro, è il luogo dove si resiste anche al centro. E quindi, per esempio, in ambito linguistico, le zone di periferia sono le ultime a essere raggiunte da un'innovazione che parte dal centro, no? Per cui, se Roma irraggia, no, sotto forma di capitale dell'impero romano, la civilizzazione dell'impero romano, in tutto l'impero romano, le zone liminali sono le ultime dove arriva l'innovazione, anche dal punto di vista linguistico. Per cui se un'innovazione nasce in una grande città, prima di arrivare ai bordi, no, dell'area ci mette tanto tempo. E poi però succede una cosa. Le periferie hanno un sistema di resistenza al centro, ma spesso sono anche quelle più libere dal centro. Per cui, se è vero che da una parte che le periferie sono più conservative, perché l'innovazione arriva più tardi, è anche vero che spesso sono il motore dell'innovazione, perché possono nascere dal basso dei fermenti che al centro, proprio perché il centro è più controllato, è più normato, eccetera, non potrebbero accadere. E quindi c'è un doppio movimento. Da una parte la periferia è il luogo più indietro rispetto all'innovazione, dall'altra è il luogo dove invece un altro tipo di innovazione accade. E credo che questa doppia natura sia anche ben rappresentata dall'idea di un museo della periferia. Perché se la periferia è dinamismo, no, il museo è cercare di fotografare, no, di rappresentare anche una realtà, ecco che c'è una simpaticissima doppia natura anche nell'espressione Museo delle Periferie. Ecco, visto che parli di museo, e io so che è nascosto da qualche parte, abbiamo anche il direttore Giorgio De Finis, io chiederei alla regia di metterlo un attimo in dialogo con noi, perché vorrei chiedergli intanto questa storia. Ciao Giorgio. Ah, buongiorno. E ti rinnovo naturalmente il ringraziamento per avermi incaricato di organizzare alcune di queste lezioni. Ti chiedo, Giorgio, che cosa è successo nel momento in cui hai comunicato al mondo questa cosa, questa idea di creare un museo delle periferie? Poi spiegaci anche un attimo, ripetilo magari
che cos'è in questo momento e che, perché non c'è un palazzo che lo ospita. Magari brevemente due parole su dove siamo a questo punto. Sì, il palazzo, la sede, non c'è un'opera che sarà costruita da privati come opera a scomputo, vedremo, speriamo di averla, ma non è necessario avere una sede fisica per, come dire, occuparci di città, che peraltro è diffusa ed è ovunque, tra l'altro è l'habitat degli umani del terzo millennio, quindi noi non ci occupiamo nemmeno solo di Roma, della periferia di Roma, ma periferia è al plurale, e provo a parlare delle città e insomma, come dire, di questo nuovo ecosistema scelto dagli umani urbani, diciamo, di questo millennio. Diciamo, ovviamente, tutti sono un po' inorriditi quando ho proposto questo nome, perché mi hanno detto: no, ma periferia è parola vecchia, è parola abusata, è una parola troppo carica, è una parola troppo scomoda. Nessuno l'ha detto, ma questa è la verità, perché no, tutti cercano di cancellare le parole pensando che cancellando la parola si cancelli anche il problema. No, è una vecchia storia, credo, ma Vera me lo può dire se mi sbaglio, insomma, proprio di tutta la correttezza politica, cioè questo non si può dire, ma non dirlo non vuol dire che abbiamo superato la questione, no? Poi non credo che la periferia sia solo un problema, e sono perfettamente d'accordo con Vera che è anche una grande opportunità la periferia, no? Viviamo in un mondo che ci schiaccia in tutti i sensi, in cui probabilmente non abbiamo veramente la possibilità, no? Il guinzaglio è molto tirato, e quindi forse in luoghi che sono un pochino trascurati è vero che subiscono le conseguenze di questa trascuratezza, è vero pure che respirano forse un pochino di più, no? Diciamo che il gioco museo accostato a periferia è un po' una provocazione, ovviamente, è un po' un ossimoro, perché il museo non è tanto il posto fermo, perché Antonio sa bene che i miei musei sono tutto meno che qualcosa di statico e di bloccato, insomma, no? Sono, dei caleidoscopi impazziti, delle lavatrici, ma diciamo l'idea è quella di mettere una parola che vuol dire valorizzazione, vuol dire, no, contenitore delle cose belle e importanti, accanto a periferia, che vuol dire grigio, brutto, dimenticato, banale e poco rilevante. Quindi, diciamo, questo simbolo è un po' un gioco, perché è anche la speranza, appunto, che attraverso il gioco del museo centro e periferia possano trovare una nuova linfa, nuovi contatti, aiutandosi reciprocamente, cioè portando il bello della periferia all'attenzione del centro per svecchiarlo, e viceversa, qualche servizio e qualche attenzione in più in periferia. Però è anche, diciamo, un modo, partiamo, queste lezioni sono un po' il tentativo di mettere una grande lente su questa parola, declinandola sotto più diversi punti di vista disciplinari, e anche parlando di altre città, di altre esperienze, no? Quindi io ricordo che al Macrasila avevamo una stanza che si chiamava Stanza delle Parole, e il gioco di quella stanza era che ogni parola fosse declinata da 10 lezioni, quindi 10 specialisti con punti di vista differenti o provenienti da aree disciplinari differenti. Questo per dire due cose, che le parole, e qui poi passo subito la palla a Vera, perché insomma lei è l'esperta, ma le parole sono una costruzione umana, quindi non sono definite una volta per tutte, possono essere tirate o no, allungate o ristrette, e l'importante è, quindi, diciamo, non c'è la verità sulla parola, dall'altra parte c'è il continuo sforzo però di capirsi e di definire quello che diciamo, no? Quindi queste lezioni, per me nessuna è la verità sulla parola periferia, ma è, come dire, lo sforzo di tutti di cercare di ragionarci in una maniera un pochino approfondita, ecco, un pochino meno superficiale e banale rispetto a quello che leggiamo purtroppo sui giornali tutti i giorni, insomma. Quindi io ringrazio Vera, ringrazio Antonio oggi per questa lezione, che è preziosissima, perché per la prima volta proprio, diciamo, partiamo dalla parola, anche se un po', diciamo, veramente queste 50 lezioni vogliono essere un inizio di riflessione. Grazie.
Va bene, grazie Giorgio. Dunque, a questo punto io passo alla fase egoistica di questa lezione in cui io chiedo a Vera le cose che interessano a me, nella speranza che interessino anche le altre persone. E cioè, allora, la vicenda di Vera, anche personalmente, rivela alcuni aspetti nel rapporto tra autorità e periferia nell'evoluzione dei linguaggi, perché ha fatto emergere proprio la sua capacità anche, no, di esplorare la zona liminale in questo momento, che cos'è l'autorità e che cosa controlla del nostro linguaggio. Ci vuoi raccontare in questo momento cosa succede tra queste istituzioni come l'Accademia della Crusca, la Treccani, poi naturalmente anche chi detta comunque regole come i dizionari, come Zanichelli, eccetera, e che cosa succede in questo momento con le persone? Te lo chiedo proprio con un occhio sociologico, di raccontarci un po', di fotografarci in un istantaneo il rapporto tra centro e periferia. Ok, allora intanto avevo già accennato al fatto che centro e periferia linguistica vivono comunque in una circolarità, un po' come il logo che c'è dietro di noi, no? Quindi sì, è un cerchio e poi c'è anche una direzione di mutamento continua e di rimpallo e di rimbalzo fra centro e periferia. Ora, siccome il linguaggio umano, i linguaggi umani sono convenzionali, no? Bisognerebbe riesumare Saussure, no? E spiegare che non c'è nessun motivo per cui una cosa si chiama in un certo modo e non in un altro, è una convenzione, no? Allora, la convenzione, per funzionare, una qualsiasi convenzione ha bisogno di una norma, di una regola. Cioè, dobbiamo metterci d'accordo un po' sulle regole di ingaggio, anche dal punto di vista linguistico. E quindi, diciamo così, è naturale ed è conseguenza proprio di cos'è, di cosa sia, della natura stessa del linguaggio umano, il fatto che esso sia regolato da una serie di regole. Per cui, credo che, a parte aver definito la periferia, bisognerebbe definire quello che è il centro linguistico, ossia la norma. E io uso spesso nei miei interventi una definizione molto completa, che è di Claudio Giovanardi, e che si trova sotto il lemma, sotto la definizione di norma linguistica, appunto su Treccani, e che dice questo: la norma linguistica può essere definita come un insieme di regole che riguardano tutti i livelli della lingua. E fin qui tutto chiaro, no? Fonologia, morfologia, sintassi, lessico, testualità, accettato da una comunità di parlanti e scriventi, o perlomeno dalla stragrande maggioranza, in un determinato periodo e contesto storico-culturale. Ecco, invece su queste altre cose che hanno seguito l'insieme di regole, bisognerebbe fermarsi un attimo. Intanto la norma è accettata da una comunità di parlanti e scriventi, non viene imposta, viene accettata. Perché? Perché parte del nostro essere esseri umani è il fatto di renderci conto che effettivamente se non ci mettiamo d'accordo non ci si capisce. E quindi l'adesione a una norma linguistica è in prima battuta naturale, altrimenti la lingua non funziona. Cioè, se tu chiami una cosa semaforo e io le chiamo Giuseppe, non ci capiremo mai. E quindi ci accordiamo di chiamare il semaforo Giuseppe. Non è che stiamo tutte le volte a dire no, però semaforo forse non è il nome giusto, bisognerebbe chiamarlo in un certo modo. Lo diamo per assodato. Quindi ci accordiamo e lo accettiamo. La cosa interessante è che già nella definizione di norma è previsto che ci sia una parte di dissenzienti, perché no? Recita Giovanardi, accettato da una comunità di parlanti e scriventi o perlomeno dalla stragrande maggioranza. E questa è una roba che molte persone non sanno, cioè nella definizione stessa di norma linguistica è previsto che ci sia una minoranza che non aderisce alla norma, per un motivo o per l'altro, per motivi di protesta, per motivi artistici, per altri motivi, ma diciamo che la baracca funziona se già la maggioranza delle persone aderisce alla norma. E poi l'ultima parte importantissima: la norma funziona ed è valida in un determinato periodo e contesto storico-culturale. Ossia, la norma non è immortale, non è scritta sulle tavole di Mosè, non c'è un museo della norma, no? Dove ci sono questi fogli con la norma iscritta a cui bisogna rifarsi, la norma cambia. E Luca Serianni, che è uno dei nostri maggiori linguisti viventi, cintura nera, no? Come dico sempre, decimo dan di grammatica italiana, dice:
La norma linguistica è un po' come il comune senso del pudore, che è regolato da leggi, ma le leggi cambiano in base al sentire della comunità. Per cui, per esempio, dei capi di abbigliamento che in un periodo storico sono accettatissimi e vanno benissimo, leggi la minigonna, no? Magari in un periodo successivo, pur essendo andati avanti in realtà da un punto di vista temporale, non sono più così accettati perché nel frattempo è cambiato il sentire della società. Tra l'altro, apro una piccolissima parentesi, non so se tutti sanno che l'orlo della gonna spesso dipende dalle condizioni economiche di una nazione, no? Quindi quando c'è opulenza le gonne si accorciano, quando invece c'è austerity le gonne si allungano. Avevo letto uno studio su questo un po' di tempo fa. Bene, beh, intanto mi sembra che siamo andati davvero, abbiamo messo il dito in tante piaghe. Adesso contribuisco anch'io, che notoriamente sono anch'io un apertore di piaghe a piene mani, perché, allora, come sai, c'è anche un problema di rapporto tra centro e periferia nel mondo dei media. Il ruolo dei media nell'evoluzione della lingua, insomma, non dobbiamo scomodare Pasolini, evoluzione o involuzione della lingua, è molto molto importante. Oggi io credo che potremmo anche cominciare a guardare l'evoluzione dei media identificando nel centro l'industria intesa come vecchia industria analogica dei media, giornali, radio e televisione, ma anche industria, le grandi piattaforme centralizzatrici della internet di oggi, fanno parte comunque e vanno viste comunque come industria, e poi però ci sono invece delle realtà, soprattutto della open internet, una volta avremmo detto delle realtà di controinformazione, avremmo detto, avremmo parlato di fanzine, avremmo parlato di ciclostili, oggi questo mondo si è incredibilmente moltiplicato su internet, esiste una periferia straordinariamente vitale, anche in progetti grossi che hanno tutti nella open internet, che hanno tutti la caratteristica di essere partecipati. Penso a Wikipedia, penso a OpenStreetMaps, che è un mio pallino assoluto, le mappe partecipative che per esempio hanno permesso alle periferie anche di autodescriversi fino a un livello di dettaglio impensato, perché il dettaglio era prima una prerogativa del centro, dell'autorità, per esempio il Touring Club italiano che faceva le mappe e più recentemente di Google. Ecco, che impatto conserva in questo momento l'industria dei media, secondo te, nel far andare avanti o nella lingua e i linguaggi, ma anche nell'ignorare una certa lingua o magari, ecco, nel rapporto con i dialetti, per esempio, come spesso le cose vengono ridotte a macchietta, no? Penso per esempio al fatto che se si parla di Roma in Italia, ormai i media hanno imposto il modello Suburra, hanno imposto il modello romanzo criminale. Questo tra l'altro crea dei problemi anche di una crisi di rigetto del resto del paese verso il fatto che il romanesco praticamente è una specie di lingua franca della cinematografia, delle produzioni cinematografiche italiane. Allo stesso tempo noi abbiamo una crisi di rigetto verso il milanese, che è la lingua franca della pubblicità, no? Dove per esempio il ragazzino a casa, quando mangia i bastoncini di pesce, dice casa con la S dolce, non casa come imporrebbe la lingua italiana. E appunto volevo chiederti, i media secondo te in che modo influiscono sull'evoluzione di questo rapporto tra centro e periferia? Devo cercare di dire cose che non mi facciano licenziare da nessuno dei miei posti di lavoro. No, perché in realtà è una questione bollente quella a cui accenni. Allora, facciamo un passo indietro. Quando ho parlato della norma, non ho detto forse una cosa importante. Allora, la norma ci serve, come dicevo, per intenderci. La accettiamo quindi volontariamente, in un certo senso la decidiamo coralmente, no? Perché la norma avanza in base anche all'uso delle persone, però poi succede una cosa. La norma si irrigidisce, cioè diventa qualcosa di statico, almeno per un momento alla volta. Diciamo, nel nostro sentore di lunghezza di una vita umana media, c'è una regola che abbiamo imparato e che poi cerchiamo di perpetuare.
questo irrigidimento della norma, che va in contrasto con la direzione naturale di un linguaggio umano, che è quella di cambiare continuamente, crea ovviamente un oiato, no? Crea una resistenza, crea una distorsione in qualche modo. L'irrigidimento della norma è necessario per insegnarla, perché se no cosa insegniamo ai ragazzi a scuola? Fate un po' così, ma fate anche un po' colà. Cioè è normale che si diano delle informazioni anche un po' apodittiche, non si dice in un certo modo, si dice in un altro. Poi la realtà è molto più caleidoscopica, no? Questo irrigidimento della norma, che è necessario appunto per perpetuarla, scusate, è anche la cosa che la indebolisce. Allora, quando la indebolisce, perché tutto ciò che si irrigidisce è più debole di ciò che è elastico, no? Cioè c'è più possibilità che si rompa. Allora, per tornare alla domanda che mi facevi, cioè qual è il ruolo dei media, eccetera, allora secondo me il ruolo dei media in questo ambito è anche quello di addomesticare ciò che si allontana dalla norma e che la norma ovviamente vive come un problema, perché le periferie della norma cosa fanno in realtà? Mettono in crisi il concetto monolitico di regole linguistiche, perché fanno vedere che poi i parlanti vanno per i cavoli loro, fanno delle scelte indipendenti. E allora un ottimo modo di addomesticare le periferie linguistiche, le periferie cognitive, eccetera, è quello di ridurle a rappresentazione, no? Quindi se io riduco a macchietta il romanesco, se io riduco a macchietta il dialetto, se io riduco a macchietta il linguaggio giovanile, in un certo senso l'ho incorniciato, ho fatto un framing, ne ho dato una lettura, do una chiave di lettura che non è quella reale, ma è quella di oh, guarda questi simpaticoni, no? E quindi ho creato un personaggio che, come dire, vive in quanto si allontana dalla norma, ma essendo inscatolato in un personaggio non la sfida più, non è più sentito come una sfida, bensì, come dire, quasi una concessione da parte di chi detiene la norma e di conseguenza detiene il potere. Non so se si è capito. Si è capito benissimo, e questo mi porta anche a un altro tema che mi sta a cuore, che è quello delle buzzword, perché molto spesso i media scelgono di usare in modo anche ossessivo, come dei tormentoni, certe parole, semplicemente perché hanno capito che sono pop. E la ripetizione rende poi queste parole molto brevi nel loro ciclo di vita, no? Pensiamo per esempio alla parola innovazione. E io temo che sta succedendo anche in questo periodo con la parola sostenibilità, cioè ci sono dei termini che a un certo punto invadono completamente qualsiasi convegno, qualsiasi comunicato stampa, soprattutto nel linguaggio aziendale, ma poi i media riprendono spesso, no? Perché c'è questo rapporto tra comunicazione aziendale e comunicazione dei media, comunicazione di massa. E quindi appunto, per esempio, dopo 20 anni in cui tutti i nostri personaggi pubblici hanno usato a sproposito la parola innovazione, adesso senti questa parola e hai subito una crisi di rigetto. Lo stesso rischio c'è con altre parole come sostenibilità, ma anche nel linguaggio tecnico, no? C'è il periodo del hype cycle in cui si deve dire blockchain, il periodo in cui si deve dire Internet of Things e così via. Non hanno i media una responsabilità anche di lavatrice in questo senso, perché poi alla fine il problema è che ce ne rimangono davvero poche di parole che conservano la loro forza se poi finiscono in questo tritacarne continuo. Hai dimostrato grande resilienza con un'altra delle parole. Allora, no, mi hai riempito di stimoli, è un problema, è un problema. Allora, vorrei ricordare uno studio di una bravissima accademica della Crusca, Ornella Castellani Pollidori. Questo studio si chiama La lingua di plastica, ed è di un po' di anni fa, però se lo googlate lo trovate. Ornella Castellani Pollidori diceva, ci sono delle parole che vengono talmente perusate in tutti i contesti, in tutte le salse, usate di continuo, anche a sproposito, dai media, fino a plastificarsi, cioè a perdere la loro vitalità e a cristallizzarsi e a diventare fastidiose. Cioè, a dire il vero, noi quando pensiamo al tormentone, pensiamo alla musica, no? O a una moda, non so, il tormentone dei ciuccetti di plastica di quando ero io piccolina, ragazzina,
ma in realtà anche le parole soffrono del tormentone, del tormentonismo, per cui diventano appunto la buzzword, la parola chiave, la parola fighetta di un certo periodo, dopodiché non ne possiamo più. Mi viene in mente un libro molto molto bello di William Gibson, che oltre che essere uno scrittore di fantascienza cyberpunk è anche un preconizzatore di tante cose, cioè vede molto in trasparenza anche le magagne della nostra società. Il libro in inglese si chiama Pattern Recognition, riconoscimento del pattern, appunto, del disegno. In italiano tradotto all'Accademia dei Sogni, aperta e chiusa parentesi, perché, vabbè, non importa. La protagonista, che si chiama Casey Pollard, è una donna che viene usata, viene ingaggiata dalle grandi aziende perché quando un logo o quando un ritornello pubblicitario diventano troppo presenti, diventano un tormentone, lei ha una reazione fisica di rigetto. E quindi le grandi aziende la usano per capire quando hanno stroppiato, no? Quando hanno superato il limite. In particolare lei ha... È un po' come il contatore Geiger della situazione. Sì, e lei ha delle vere e proprie crisi tipo epilettiche, per esempio, davanti all'omino Michelin. L'omino Michelin proprio la fa... Ah, ma questo è fra di 15-20 anni fa, questo romanzo. E ogni volta mi torna in mente, perché sarebbe utilissimo considerare il fastidio pubblico, no? Davanti a una certa parola. Cioè io sono stata a ho letto decine di interventi, visto decine di convegni, tradizione e innovazione, no? Non, queste due parole insieme non le posso più sentire. Sì, ma oggi il nostro è un inizio, è un traguardo, ma è anche un punto di partenza, no? Per andare avanti. Quello di oggi è un traguardo, ma anche un punto di partenza. Vabbè, comunque, quindi questa cosa che hai tirato fuori è molto interessante. Come si fanno a salvare le parole da questo triste destino? In un certo senso mi viene in mente, a parte il mostrare fastidio, cioè un potere che abbiamo noi come fruitori della lingua è anche quello di farci girare le scatole davanti alla banalità, davanti al peruso di una parola. Dopodiché questa parola passa un momento di, come dire, viene un po' internata per qualche tempo e poi secondo me può essere pure ripresa e ripulita. Pare che a volte i media questo limite non lo vedano e quindi battono all'infinito finché proprio la gente non ne può più. Io l'ho visto molto bene nella pratica con il caso Petaloso, no? Nel quale ero dietro le quinte, era tutta una storia fresca, era un caso di viralizzazione spontanea di una cosa. E poi ci hanno messo lo zampino i mezzi di comunicazione di massa, gli uffici marketing, e hanno... Rendendolo insopportabile. Sì, l'hanno reso proprio insopportabile. Oggi viene usato soprattutto in maniera derogatoria, Petaloso, per indicare un certo tipo frufru di fare politica. Si parla della politica petalosa, non so se te ne hai accorto. No, forse perché prima dicevano pelosa, ma non hanno gli scattato l'accoppiamento dei neuroni necessario per rendersi conto della differenza. Allora, visto che è vero che ci sono sempre grandi opportunità e capiamo come vorremmo che cambiasse il mondo anche raccontando tutto quello che non va, e quindi la pars destruens, se invece volessimo affrontare un po' di pars construens, io vorrei chiederti se nelle periferie, non dico necessariamente le periferie tipo Calenzano e Campi Bisenzio, lo dico perché sei a Firenze, credo, in questo momento. No, intendo le periferie dei linguaggi, se hai qualche storia, a parte Petaloso, però qualche storia di successo, di evoluzione del linguaggio, evoluzione delle parole, che nasce invece proprio dalla periferia, superando la barriera dell'autorità. In realtà credo che ci siamo dentro. Sono le cose che vediamo meno proprio perché le vediamo da dentro, e da dentro è molto difficile, come dire, fare un percorso metacognitivo rispetto a quello che una persona sta vivendo, ma in realtà tutto quello che sta succedendo nella nostra lingua e nelle lingue in generale parte proprio dalle periferie, cioè è proprio liminale, mentre la norma accentra e cerca di bloccare per sua stessa esigenza di sopravvivenza, ai limiti, alle periferie, c'è quel rimescolamento vitale per la lingua
che poi fa sì che la lingua riesca a rimanere aggiornata rispetto al tempo che deve descrivere, no? Al tempo in cui vive. E quindi, non lo so, mi viene in mente una cosa banale, la musica. No? La musica non parte quasi mai dal centro, la musica parte dalle periferie. Penso al rap, penso alla trap, che secondo molti, anche della mia età, no? Tristemente generazione X, è una roba inascoltabile, ma se tu ti fermi ad ascoltarla, dentro c'è tutto. Per esempio, ci sono tutti gli influssi plurilingui che ancora per la mia generazione sono insoliti. Io sono cresciuta ascoltando musica anglofona, ma non avrei mai pensato a quella commistione di lingue che c'è, per esempio, non so, in un Ghali o in un Da Supreme, per cui c'è l'arabo, perché poi c'è tutta l'area franco-magrebina, no? L'arabo, il francese, l'inglese, il dialetto. Ci rivela tutte le contaminazioni che spesso non solo i media ignorano, sì, ma che addirittura i media, quando le vedono, le descrivono in modo deteriore, no? Cioè quella ricchezza, quella vivacità. E questo succede anche nel... Sì, scusami, ti faccio dire. No, succede molto nel mondo anche dell'arte. Per questo anche sentivo prima Giorgio evocare il Macro Asilo, che è un progetto che mi ha personalmente anche coinvolto e entusiasmato, perché quello è stato davvero il trionfo della periferia espressiva al di là della parola, cioè veramente con i linguaggi dell'arte, riprendendo un po' quella tendenza a rompere le tassonomie anche del tollerabile, no? che era per esempio negli anni 70 confinata alle fanzine come OASC, come, o giornali come Il Male, no? Cioè vivevamo in una specie di mondo ovattato di rispettabilità. Vedo i commenti che arrivano direttamente dal Museo delle Periferie, la città meticcia, assolutamente sì, Metropolis, ma questi sono esempi, potremmo essere, sembrare autoreferenziali perché appartengono un po' alla storia di Giorgio, ma in realtà qui noi vogliamo partire dal Museo delle Periferie per metterci in contatto con tutte le iniziative analoghe che ci sono in giro per il mondo, legate per esempio ai movimenti di protesta, a quello che è successo a Portland, a quello che è successo in passato a Parigi, a Saint-Denis. Insomma, vogliamo parlare di Seattle e del grande. Seattle, certo, no? Sì, sì. Mi ricordo il suo tempo, cioè, beh, che siamo figli di quella generazione lì, però mi ricordo gli amici dei miei genitori che dicevano i vostri amici di Seattle, no? Come dire, quella marmaglia vestita con le camicie a quadretti. Cioè, questi maglioni sfibrati. Esatto, che figata. Vabbè, scusate, questo era un tecnicismo. No, volevo leggere una cosa, perché io mi sono preparata un paio di citazioni, giusto per far capire che non stiamo parlando solo di così qualcosa di pancia. Avrei una citazione del poderosissimo Tullio De Mauro, dell'anno della mia nascita, peraltro, 1975. Dice questo: l'addestramento che diciamo monolinguistico risponde a due necessità, a nostro avviso presenti in ogni società che conosca distinzioni di classe, dunque anche in società pre e non borghesi. La prima necessità è quella di disporre di un modello applicabile in modo facilmente iterabile. Naturalmente è una necessità che avvertono le classi dominanti. Chi gestisce il potere ha bisogno di perpetuare la classe cui appartiene col minimo dispendio e il minimo rischio. Vi è poi una seconda necessità. Un'educazione espressiva, fatta privilegiando la capacità di adeguarsi a un formulario, a uno stile che la classe dominante possiede come patrimonio abituale, consente di aprire e chiudere facilmente, aumentando o riducendo la permissività, consente cioè in modo facile di regolare accrescimento o riduzione dell'immissione di nuovi soggetti nei gruppi dominanti. No? E questo spiega un po' anche perché il meticciato è vissuto come male, come, lo dico tra virgolette, meticciato, non è una parola che userei io, no? Però la commistione, l'educazione mistilingue, il fatto che appunto in una lingua entrino altre lingue, che vuol dire che entrano altre culture, perché è male? Perché rende più difficile gestire il potere. L'addestramento monolingue è funzionale al mantenimento del potere, che è esattamente quello che le periferie mettono in crisi. Apro parentesi, io vivo in una periferia bella di Firenze, che è l'Isolotto, che però ha una storia, diciamo, molto, molto difficile anche. Adesso sta diventando un quartiere bello, però qui io quella sensazione di periferia che preme la sento molto bene. Scusami per questa gamba tesa.
No, no, beh, mi piacciono, lo sai, io sono contrario al calcio a 5, quindi conservo la gamba tesa perché si fa in campi più vasti, quelli che hanno per esempio le periferie, no? Il campo di calcetto non ha periferie. Dunque, prima di dare la parola, perché so che ci sono anche delle domande in video che avremo più avanti a due ospiti a sorpresa, mi verrebbe da dire, ti voglio chiedere un'ultima cosa su un tema estremamente caldo in tutte le tue più recenti anche interviste. Ne leggo qua una su Exibart che parla del problema dell'inclusività della lingua italiana, no? C'è questo tema della questione dei nomi delle professioni che ti sta prendendo molto e rispondi con una forza davvero ammirevole anche a dei commenti francamente abbastanza rivelatori del tipo di società in cui viviamo. E vorrei chiederti se anche qui possiamo parlare di un conflitto tra un centro patriarcale e una periferia, diciamo, un po' più vivace. Dunque, beh, probabilmente una tentazione patriarcale c'è. Fra l'altro, ecco, vorrei chiarire una cosa. Il parlare di patriarcato non vuol dire di parlare di maschi contro femmine o femmine contro maschi, no? Cioè, il femminismo antagonista non è una cosa che mi appartiene. L'idea è che il patriarcato è perpetuamento di una tradizione che vede il maschio in certi determinati ruoli e la femmina in altri determinati ruoli. Ora, la direzione nella quale sta andando la nostra società e i nostri ragazzi, cioè i nostri figli, ce lo stanno facendo vedere anche in maniera molto forte, è di una fluidità di pensiero, di, come si può dire, anche antinormativa per tanti versi, quindi c'è la contaminazione, c'è anche la fluidità di genere, di orientamento sessuale e di autodefinizione. E credo che sia qualcosa per cui conviene seguire le nuove generazioni con grande attenzione. Ho la sensazione che il futuro vada in quella direzione lì. La banalissima opposizione ai femminili professionali è una specie di spia di un pensiero molto tradizionalista dietro, cioè il pensiero di chi dice si è sempre detto così e quindi perché non si può continuare a dire così? Ma proprio per la cosa che vi dicevo prima, che nel momento in cui noi ci fossilizziamo anche linguisticamente, tendiamo a uccidere quella naturale tendenza evolutiva che invece la lingua ha. Quindi, sì, ma poi nel famoso si è sempre detto o fatto così, no? Ci sarebbe dietro il discorso, ci sarà un motivo per cui le cose sono sempre state fatte in un certo modo, ma i motivi cambiano. Al di là di dire se sia giusto o sbagliato, cambiano sì. I motivi, cambia il mondo in cui viviamo. No, ci sarà il motivo è strumentale. Per esempio, come mai fino a pochi anni fa non c'erano ingegnere, nel senso di donne? Perché non c'erano. Cosa chiamo io ingegnera se io non ho un'ingegnera davanti al naso? Cioè, noi nominiamo ciò di cui abbiamo esperienza, non nominiamo ciò di cui non abbiamo esperienza. Quindi è normale che una parola come ingegnera o una parola come assessora non fossero usate. Ma ciò [S2] Certo. [S1] Non vuol dire che non esistessero. Infatti, per esempio, se uno prende i Castiglioni Mariotti, scopre che molte esistevano già in latino di queste forme femminili. Assolutamente, però nell'immaginario collettivo, diciamo, la professione al femminile era per una professione magari meno titolata, come la portiera. La portiera la chiami portiera e nessuno inorridisce la portiera del palazzo, no? Perché molto spesso, o la segretaria, no? Mentre è molto più difficile accettare l'idea... l'idea dell'ingegnera, per esempio, per dirne una, o la rettrice, no? Che qualcuno dice suona addirittura male. Allora, siamo arrivati a 45 minuti di discussione tra di noi. So che ci sono delle persone che ci aspettano in regia per fare delle domande. Io, se volete, darei il benvenuto a Manuela Ennas. Spero che la regia la possa mandare in onda, se hanno fatto le prove. Eccola qua. Manuela, che è una giornalista che dirige una testata in lingua sarda. Leggo già un suo commento nella chat privata, la Sardegna come estrema periferia, però lasciatemi dire anche un orgoglio molto forte di questa periferia, che ha una straordinaria forza, una straordinaria identità. Allora vorrei chiedere intanto a Manuela di fare una domanda a Vera, perché so che l'ha preparata, però nel frattempo magari se mi dice un attimo
qual è il ruolo anche identitario di una rivista tutta scritta in sardo come, come quella che dirigi? Mi sentite? Sì, ciao. Okay. Sì. Sì. Sì, è vero, io ho avuto questa bizzarra idea di declinare il mio giornalismo verso la lingua minoritaria della nostra isola. Un po' una follia, perché Vera sa bene quanto le lingue minoritarie fatichino a sopravvivere proprio a causa del potere della lingua invece dominante. Quindi la nostra è una situazione complicata, perché l'italiano comunque ha spazzato via comunque la vitalità che poteva avere la nostra lingua minoritaria. Quindi il mio impegno è volto proprio invece a una sopravvivenza della lingua minoritaria. E tornando a quanto dicevate voi, ovviamente i media, quindi il giornalismo, può essere una chiave per riportare nella nostra società una lingua che invece purtroppo è destinata a morire, nel senso che la si parla sempre meno, non la si studia a scuola in orario curriculare, è comunque relegata in qualche modo a una lingua di serie B. Nonostante ci sia stato, tornando sempre a quanto diceva Vera, ovviamente tutto molto interessante, al tentativo di creare una norma, soprattutto per scriverla questa lingua, perché la nostra è una lingua che ha vissuto soprattutto grazie all'oralità e non all'espressione invece di scrittura, nonostante esista una letteratura in questo senso, esistano anche dei documenti importanti come la Carta de Logu del 1400, scritta da Eleonora da Borea, il primo codice di leggi scritto in una lingua che non era il latino. Nonostante questo, comunque è una lingua che è rimasta a livello soprattutto di oralità, quindi è nata la proposta di una norma per poterla fermare in qualche modo nel tempo, per poterla anche insegnare soprattutto. Però, come dicevi tu, è una norma che non è stata accettata a livello maggioritario e anzi invece la maggioranza non ha accettato questa norma, quindi adesso a distanza di anni si rimetterà in discussione questa norma linguistica di scrittura e si procederà nuovamente a tener conto comunque delle esigenze dei parlanti, perché il rimprovero che si fa comunque ha creato questa norma linguistica è che non è stato tenuto nella giusta considerazione l'apporto proprio dei parlanti e quindi di quelli che ancora la fanno vivere questa lingua. E io quindi a Vera chiederei proprio quanto e come secondo lei comunque le lingue minoritarie possano ancora incidere su questo problema, appunto sulla centralità della lingua del potere rispetto invece alla ricchezza che può provenire dalle periferie. Questo è un po' il mio quesito, perché è quello su cui ragiono ormai da anni. Beh, non è una domanda, è una sfida. Hai ragione. No, perché diciamo che è difficile dare risposta, nel senso che il punto starebbe nel cercare un equilibrio fra una tendenza, diciamo, centripeta e una tendenza centrifuga. È un po' il grande quesito che fra l'altro si pone anche riguardo a internet, no? Cioè riguardo a il villaggio globale versus il cottage customizzato, no, di Manuel Castells, quindi questa tendenza alla frammentazione e dall'altra parte una tendenza alla globalizzazione. Si può nella globalizzazione salvare una lingua non nazionale? Sì, sicuramente, chiaramente ci vuole un investimento, una volontà e ci vuole anche molta intelligenza di capire che una lingua minoritaria non mette in crisi il nucleo del potere, ma anzi può contribuire a arricchirlo, perché è una costante, cioè crea una costante tensione fra il centro e la periferia, e la tensione è sempre qualcosa di positivo. Il punto è che la tensione ha bisogno di venire gestita e quindi c'è bisogno di fatica per gestire la tensione. È molto più facile brasare tutto. Cioè, nel senso, gli esseri umani, soprattutto quando sono in una posizione di potere, lo vogliono conservare, non tertium non datur, e quindi ci vuole veramente una testa illuminata che dica: ma noi abbiamo bisogno di questa tensione con la periferia, anche linguistica. Non è così facile, però alla fine mi viene in mente una cosa che dice sempre il mio collega Federico Faloppa: le lingue muoiono quando non le parla più nessuno.
Quindi al di là del preservare da un punto di vista di leggi, no? E quindi di creare dei recinti del tipo WWF, no? Il panda della lingua, il punto è che le persone sentano il bisogno di parlare quella certa lingua perché dà loro delle cose che un'altra lingua non dà, no? Quindi, appunto, fossi io al comando di qualcosa, sono al comando solo di casa mia, credo, dei miei gatti, la mia strada sarebbe quella di insegnare la ricchezza di quella lingua anche quando non sembra rilevante rispetto all'italiano, rispetto alle lingue altre, no? Sembra più importante conoscere l'italiano e l'inglese che non preservare la propria lingua di origine, ma come diceva Tullio De Mauro, è stato mio maestro, quindi lo cito sempre, tu puoi aprire, l'albero può aprire le fronde in maniera potente solo se ha delle radici molto ben piantate in terra. E noi questo, ho la sensazione che tendiamo a dimenticarcelo, di quanto le nostre radici siano rappresentate dalla nostra lingua di origine, che sia dialetto, che sia lingua minoritaria, che sia quello che volete, ma noi abbiamo bisogno di quelle radici proprio per aprirci verso l'alto e verso l'altro. Sì, guarda, su questo devo dirti, Vera, aggiungo, se l'Italia è davvero il, come dicono le classifiche, il primo paese in termini di influenza culturale, tutto quello che è moltiplicazione della diversità e dell'identità e soprattutto tutte le propaggini digitali che si possono costruire su queste diversità sono una straordinaria opportunità in realtà di crescita per il nostro paese. Io credo che in back-end, come dicono quelli bravi, dovremmo avere collegato in video anche Gianluigi Tidia, che chiedo magari di mandare in diretta. Eccolo qua. Ciao Gianluigi. Ciao. Che anche lui interviene dalla Sardegna e che, vabbè, allora, breve presentazione. Gianluigi è uno dei miei punti di riferimento per tutto quello che riguarda l'uso, l'impiego degli strumenti digitali per la promozione dei territori, e in Sardegna sta facendo un lavoro, secondo me, straordinario. Però credo che per il mondo sia molto più famoso con il suo nick di Insopportabile, perché su Twitter il suo account è così popolato che i poveracci come me molto spesso lo taggano sperando poi di essere rigettati da lui e avere un pubblico più ampio. Anche tu, Gianluigi, hai una domanda per Vera, giusto? Sì, prima di tutto grazie mille di questa occasione, anche se sono in fortissimo imbarazzo e tensione, perché Vera da tempo immemore mi mette un'ansia terribile frettolosamente Manuela, la volevo salutare e ringraziare tantissimo per il suo intervento. Sì. La regia può essere molto crudele in questi casi. Quindi mi sbrigherò, sarà un intervento autocontenitivo. Fai, ti prego, invece l'intervento travestito da domanda, che è uno dei classici. No. Al di là, vorrei che notasse giusto una cosa, la finezza di uno sfondo con la libreria in digitale che richiama, insomma, tutta una serie di cornici di riferimento. Rimandi, scusate, vabbè, è domenica. Ti ringrazio perché i ragionamenti che sto facendo, soprattutto negli ultimi tempi, li avete toccati in 53 minuti scarsi di dialogo, legati soprattutto al turismo, alla cultura e ai linguaggi, anche nel digitale. In particolare sul turismo, sull'importanza del centro, cioè chi decide turismo e cultura, chi decide chi sia centro e chi periferia, al di là delle narrazioni ministeriali, diciamo, romantiche dei borghi e via dicendo. In questi ultimi tempi trovo curioso che in un mondo ormai che si appoggia in maniera imponente in una rete digitale diffusa, si tenda comunque come umanità a tendere ad aggregarsi, al di là del Covid, ad aggregarsi in luoghi che di fatto privano le periferie della ricchezza di crescita linguistica e anche culturale consolidata nei secoli. E sono anche molto curioso del processo di scelta e di ispirazione, quanto diciamo influiscano gli strumenti digitali nel condizionare, ma anche
quanto al di là dell'ispirazione che negli ultimi tempi è sempre di più di immagine, quanto, e questa è la parte, diciamo, di domanda, quanto sia invece ancora determinante la parola nel processo di scelta proprio della vacanza, insomma, dell'esperienza. È una cosa che trovo appunto curioso è un altro elemento che si è un po' perso nel turismo. Perché si parla sempre del turismo, del turista come, diciamo, fruitore di servizi, in qualche maniera. E invece si dimentica l'altissimo valore che ha il turista nel fornire, nel contaminare i luoghi nei quali va ad ampliare la sua conoscenza, sia umana che culturale. E questo, secondo me, è un elemento che dovrebbe riavere una centralità, perché le nostre comunità, soprattutto quelle piccole, sono cresciute nei secoli proprio con le contaminazioni esterne. Adesso è tutto molto più immediato, però essendo tutto così disponibile, lo sapete meglio di me, è difficile scegliere cosa sia giusto. Quindi forse questa modalità più sostenibile, e l'ho detta, di fruizione dei luoghi dal punto di vista turistico potrebbe essere una modalità anche che dà più centralità alle periferie e più centralità alla parola. Quindi, insomma, questi sono degli spunti, non c'è una vera domanda, per la verità, se non quanto la parola sia ancora determinante nella scelta di una vacanza, nel contatto diretto uomo a uomo, nello spiegarsi, vai lì, fai questo, non puoi perderti quest'altro. Grazie. Beh, in realtà, intanto mi fa piacere vederti, perché noi ci sentiamo sempre, diciamo sempre di fare cose assieme e poi succedono cose tipo pandemie, per cui salta tutto. È un complotto. È un gomblotto, sì. No, mi viene da dire solo una cosa rispetto a quello che hai notato. Il ridurre a catalogo di figurine turistiche la periferia, in senso lato, no? Quindi parlo di Sardegna come di borghetto, come di mare, tutto quello che volete, fuori dalla città, secondo me fa parte di quel tentativo di conservare la centralità, il potere centralizzato. Cioè, io riduco il luogo turistico a album dal quale il turista trae delle cose, ma non si considera ciò che il turista può lasciare, appunto, in questi posti qua. Di nuovo c'è la macchiettizzazione della periferia, per cui... Direi la Gardalandizzazione. Sì, davvero, cioè il turismo come visita a Gardaland, per cui vai, fai, oh che carini questi locali, guarda, questi aborigeni, no? In tutti i sensi, però tu non lasci nulla. Invece, diciamo che il vero turismo, l'essenza del turismo sarebbe quella di contaminare con la propria presenza il posto e farsi contaminare, intanto per tornare a una parola un po' forse abusata, però secondo me molto vera. Cioè, quando tu vai con l'idea che anche tu lasci una traccia in quel luogo, scusate, c'è la coda del mio gatto che ogni tanto passa, non sono io, non sono Satana, ancora non ho la coda. Così passeremo la coda lunga. Ma bisognerebbe presumere che le periferie ti possano lasciare, cioè che ci sia un interscambio di cose con le periferie, cioè le periferie non dovrebbero solo subire il centro, no? Ma questo dovrebbe, questo pensiero secondo me dovrebbe venire fuori da un'idea molto matura di un centro così forte, così tranquillo, che si può tranquillamente aprire anche all'altro. E invece una delle caratteristiche, credo di poter dire, della centralizzazione del potere e quindi dell'opposizione centro-periferia è che il centro diventa per forza di cose xenofobo, cioè impaurito da ciò che è alieno, da ciò che è insolito, e misoneista, cioè odiatore di tutto ciò che è nuovo, perché appunto il centro è conservazione, la periferia è movimento. Ecco, non so se si è capito, ma sono un po' critica. Si è capito benissimo. Adesso congederemo brutalmente anche da lui. E lo ringraziamo per il suo intervento, sperando di vederci anche nel mondo degli atomi molto presto, come si dice. Io e dei vini. E dei vini, assolutamente, il mondo dei vini, ecco. Ecco, e delle Seadas. Vabbè, comunque, andiamo avanti, sì. Mi ha dato un bello spunto, Vera, perché mi ricorda un'operazione straordinaria che fece un altro mio punto di riferimento della promozione del territorio, in particolare della Toscana, cioè Mirko Lalli, che oltre 10 anni fa
addirittura si imbarcò in un'operazione che molti definirono folle, cioè la mappatura dell'ascolto di tutte le parole che in rete le persone associavano al concetto di Toscana, e sulla base, vedete l'importanza delle parole, delle keyword, e sulla base dei risultati di questa ricerca, utilizzando quelli che oggi chiamiamo big data, ma ai tempi erano non c'era ancora la buzzword per chiamarli, ha riscritto l'offerta turistica della regione toscana, quantomeno non sempre, non comunque ci si riesce, però quella secondo me fu un'esperienza davvero pionieristica e dovremmo riprenderla e soprattutto imparare a usare anche le parole, visto che le tecnologie ci aiutano in questo senso. Allora, noi siamo arrivati a un'ora e con un'incredibile puntualità io mi sono lasciato un po' di tempo per andarmi a leggere le domande, i saluti anche che sono arrivati nella chat di Facebook, quindi saluto rapidamente Cizia Migani che scrive saluti dai confini dell'impero, Marco Tullio Dentale che parla di periferia al centro dell'arte, ecco, questo fu davvero il tentativo anche del macroasilo negli ultimi due anni. Saluto anche Isabella Corda, Aldo Feroce, Laura Palmieri, Giulio Marmolino, e poi c'è anche una domanda di Luke Stowa che vado a leggere, che ti chiede, Vera, magari abbiamo il tempo di rispondere, qual è il tuo pensiero riguardo al fastidio creato dall'asterisco al termine dei sostantivi per sopperire all'assenza del genere neutro nell'italiano? Ti chiede se secondo te è giusto considerarlo stupido, e questo, lui sta solo riportando dei giudizi altrui, perché non può essere trasportato nella lingua parlata, cioè viene ritenuto stupido perché non può essere trasportato nella lingua parlata e quindi resterà una nicchia secondo alcuni, oppure no? Allora, io mi sto un po' occupando di queste forme, diciamo, inclusive o tentativi di lingua inclusiva nei confronti che vanno verso il superamento del binarismo linguistico. Il binarismo linguistico è: in italiano tutti i sostantivi sono o maschili o femminili, tertium non datur, no? Quindi si cercano delle soluzioni. Sono soluzioni che sono in circolazione da almeno 10-15 anni, quindi non sono vere novità, sono diventate di dominio pubblico, cioè sono entrate nella discussione pubblica recentemente e quindi un sacco di gente sobbalza. Non sono assolutamente stupide, sono il luminol, come direbbe Maffe de Baggis, insomma il segnale di qualcosa, il segnale del fatto che c'è una nuova parte della nostra società che fino a tempi recenti non aveva voce in capitolo e che in qualche modo non si riconosce nel maschile e nel femminile, no? E quindi le persone non binarie, chiamiamole così, era un cappello molto ampio, poi ci sono varie tipologie. Possiamo non tenerne conto? Secondo me no, cioè secondo me se vogliamo andare nella direzione di una società di convivenza delle differenze, come dice Fabrizio Acanfora, anche superando il concetto di inclusività, che prevede che ci sia qualcuno che include e qualcuno che viene incluso, mentre la convivenza delle differenze è: siamo tutti differenti, dobbiamo imparare a convivere con queste differenze, dobbiamo tener conto anche di questa minoranza. Può essere una minoranza piccolissima, quante saranno le persone che non si identificano nel maschile e nel femminile? Non lo so, non mi interessa, ma questa necessità c'è. Chi le bolla come stupide vuol dire che non vuole vedere l'esistenza di un disagio, di un disagio di autodefinizione. Invece per me è importante tenerne conto, perché io vorrei che l'italiano fosse la casa di tutti gli italiani, non solo di una parte. Allora, intanto io sto scorrendo ancora i saluti che ci arrivano, ringrazio Alessia Rapone che scrive buongiorno, non faccio tempo a riprendere un concetto per scrivere quanto sia interessante questo incontro. Poi abbiamo una specie di scherzo di nuovo di Gianluigi che scrive: il turismo è il nostro petrolio, anche questo termine abusatissimo, lo dice in modo autoironico. Roberta Rubegni che commenta: il potere forse ci vuole ignoranti, ma qui posso rispondere rapidamente io e dire diciamo che se siamo ignoranti è più facile orientare il nostro consenso per operazioni che con la cultura non hanno molto a che vedere. E poi c'è una bella citazione di Maria Cerasi che cita appunto Smargiassi, che nel 2006 scrisse: se cancellare le parole
teneva l'Orwell di 1984 significa cancellare la realtà, allora creare parole vorrà dire garantire alla neolingua più libertà. Molto interessante questo spunto. E poi Cinzia Del Maso, che salutiamo, che ricorda come la sua insegnante di lettere del liceo la incoraggiasse a leggere letteratura in lingua originale e addirittura faceva lezione in veneziano, un esempio insuperabile, ma sicuramente invece un esempio da seguire. E quindi a questo punto, mentre vedo che anche il social media manager o la social media manager del Museo delle Periferie scrive grazie a tutti con l'asterisco o tutto addirittura, però insomma potremmo giocare a lungo con tutto questo, io credo, Vera, se non hai ulteriori chiusure, sì, ce l'hai. Professore, io avrei tre brevissime citazioni. Benissimo, ce le giochiamo a chiusura. Ce le giochiamo in chiusura. Allora, la prima è ancora di De Mauro e dice: la scuola tradizionale ha insegnato come si deve dire una cosa. La scuola democratica insegnerà come si può dire una cosa. In quale fantastico infinito universo di modi distinti di comunicare noi siamo proiettati nel momento in cui abbiamo da risolvere il problema di dire una cosa. Importante perché non c'è sempre come si deve dire, ma pensiamo appunto a tutti il caleidoscopio di modi in cui possiamo dire una cosa. Quella è la forza. Poi l'altra citazione è di Gramsci, è una delle mie preferite, la cito sempre. Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. A cultura che ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri. Cioè, non c'è cultura senza relazione. Se tu stai per i cavoli tuoi e coltivi la tua cultura nella torre d'avorio, non servi a nulla socialmente parlando. No? E quindi quando si parla di ibridismo e contaminazione, teniamo conto anche di questo. E poi l'ultima è di Don Milani, l'altro, il maestro del maestro. Il mondo ingiusto l'hanno da raddrizzare i poveri e lo raddrizzeranno solo quando l'avranno giudicato e condannato con mente aperta e sveglia, come la può avere solo un povero che è stato a scuola. Dobbiamo lavorare quindi, questo lo aggiungo io, perché le nuove generazioni se lo di governanti che verranno, questo se lo ricordino forte e chiaro. Cioè, l'ideale sarebbe che chi ci governerà in futuro si ricordasse di questa tensione benevola fra la norma e il bordo, fra il centro e la periferia, non dimenticarselo. Ti ringrazio perché il ragionamento... Va bene, allora io, scusate, ho un video che mi è partito nel frattempo. Ringrazio Vera per queste ultime illuminanti citazioni, ringrazio tutte le persone che sono intervenute, spero di aver dato modo a Vera di rispondere a tutti i loro spunti, ringrazio Vera naturalmente per questa bellissima lezione, ce ne saranno altre ancora prima di Natale, se non sbaglio alcune a partire già da gennaio, sempre nel ciclo del rapporto che curo personalmente, quello tra periferia e media, quindi avremo modo ancora di divertirci, di tornare su questi temi. Le lezioni del Museo delle Periferie si svolgono la domenica alle 11, un orario non casuale, perché entra in diretta concorrenza con un altro momento in cui si discute di cose sicuramente molto importanti per un sacco di persone e culmineranno a maggio nel Festival delle Periferie. Poi speriamo naturalmente un giorno di poter incontrare tutte queste persone, anche tutti questi animali domestici in persona. E niente, quindi ancora una volta grazie a Vera, grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima lezione del Museo delle Periferie da Antonio Pavolini. Grazie. Ciao Vera. Ciao.